Cosentino? Sì. Greco? Sì. La femmina? Sì. Manzo? Sì. Maresca? Presente. Nitto? Sì. Palladino? Passamano? Presente. Picaro? Sì. Stanzione? Sì, presente. Visconti? Sì. Calce? No. Pascone? D'Amato? No. Di Martino? Sì. Pezza? No. Pedrelli? No. Rinaldo? Sessa? No. Violante? No. Segretario, consigliere Pallavino si è giustificato con me per motivi noti a tutti, per motivi di salute del consigliere Violante. Prima di procedere ai punti dell'ordine del giorno, vorrei iniziare con le mie più sentite a nome di tutto il Consiglio Comunale, le mie più sentite condoglianze alla famiglia Vigliano, al caro padre del nostro Presidente del Consiglio, Bruno Pallavino, e in questo caso a me personalmente, questo tutto che ha colpito la famiglia Di Martino, del nostro caro Alfonso. C'è qualcuno che vuole intervenire? La parola alla consigliera. Buonasera a tutto il Consiglio Comunale, al Sindaco, benvenuto ai decisori dei comuni. Mi voglio esprimere da parte dell'intero Consiglio e del gruppo Orizzonte Comune le condoglianze e per il signor Alfonso De Martino portiamo le condoglianze ad Alessandro e all'intera famiglia, in primis al dottor Umberto De Martino, già consigliere comunale nelle passate amministrazioni, il quale il signor Alfonso era suo fratello. Poi, già come l'altra volta, abbiamo espresso le condoglianze alla famiglia Vigliano per il caro congiunto, una persona di spicco in questa città e per l'intera provincia, perché è stata anche consigliere provinciale. Quindi associo al cordoglio della famiglia e del nipote Antonio Avigliano. E che dire, alla fine, non per ultimo, Don Bruno Pallavino, papà del nostro Presidente del Consiglio, nonché consigliere provinciale. Esprimo da parte mia, dell'intero consiglio, come già detto il consigliere De Martino e del gruppo che io rappresento, Orizzonte Comune. Io auguro un buon proficuo lavoro all'intero consiglio. Nel frattempo sono arrivati i consiglieri D'Amato e Pezza. In ogni seduta che gli atti di questo cordoglio vanno alle famiglie da parte dell'ente comune e alla fine di fare un minuto di raccoglimento per tutto il consiglio comunale. Grazie, scusate. Procediamo con il minuto di silenzio. Allora, prima intervenire. Ringrazio il Presidente De Martino per ci dare la possibilità di ricordare
queste persone. Il mio cordoglio personale per l'intera amministrazione, l'intera giunta, alla famiglia De Martino, e in particolar modo al presidente Alessandro, così come ci associamo al dolore improvviso, alla scomparsa improvvisa del padre del presidente Palladino, a cui va il nostro più profondo affetto e cordoglio. Sappiamo che anche in questo momento è troppo recente il lutto, sta avendo un momento particolare per cui si è scusato per non essere qui in questo Consiglio Comunale in maniera particolare. Vi porto i suoi saluti e soprattutto il ringraziamento affettuoso ad ognuno di voi per la vicinanza che abbiamo dimostrato in questi momenti. Sono già parecchi casi in questo periodo che hanno colpito i genitori direttamente dei consiglieri comunali. Così come mi urge a nome del Consiglio Comunale, dell'amministrazione, ma dell'intera città, partecipare al cordoglio che ha colpito il dottore Antonio Avigliano, del Bea Avigliano per tutti, noto politico, ma soprattutto esimio revisore dei conti, prima ancora che del comune di Pagani, della provincia di Salerno. Un personaggio politico molto noto in città, è stato più volte consigliere comunale, assessore comunale dell'antica TC, ma soprattutto si ricorda di lui l'opera prestata per tanti decenni, possiamo dire, in consiglio provinciale, dove ha ricoperto anche il ruolo di vicepresidente della provincia. Dobbiamo a lui e a quel gruppo consigliare provinciale, composto da lui, dal senatore De Prisco, dal dottore Cacciatore, dobbiamo a loro i finanziamenti e l'apertura del liceo scientifico di Pagani, della variante di via Carlo Tramontano, della variante dell'ospedale di Pagani e tante opere infrastrutturali. È ovvio ed evidente che col dottore Avigliano va via un pezzo della storia di Pagani che forse è difficile che si possa riproporre. Era un'altra una persona estremamente per bene. Porto il mio ricordo personale che quando giovane consigliere fui eletto consigliere comunale appunto e mi accingevo a presiedere la commissione bilancio, mi ricordo che all'epoca mio padre mi disse: se vuoi imparare qualcosa di bilancio vai da Bebbia Vigliano, che era storicamente il maestro di tutti i revisori contabili di Pagani, così come la memoria storica delle finanze del comune di Pagani, e tutti i segretari generali, nonché i vice segretari, si rivolgevano a lui per dei consigli che ha dato sempre in maniera squisita, ma soprattutto dall'alto della sua esperienza, senza mai dare una traccia di natura di conflitto politico. Ricordo ancora che all'epoca, con la prima giunta Calvino, poi non se ne fece niente perché non andò in porto, lo proponemmo anche come difensore civico della città di Pagani. Ovviamente a lui certamente sarà dedicato da qui a quando ci sarà possibile, anche per motivi di toponomastica e del tempo che dovrà passare, dedicheremo certamente qualcosa, perché è giusto che sia così, essendo stato lui uno dei punti più importanti del dopoguerra paganese, nonché braccio destro dell'allora ministro D'Arezzo. In questo momento invece mi piace ricordare, portare il cordoglio a nome di tutti, alla moglie, alle figlie Maria e Daniela. Daniela attualmente rappresenta anche il comune di Pagani, Daniela Vigliano, come revisore contabile del mercato ortofrutticolo. È giusto ricordare questa persona che tanto ha dato e non mancherà in seguito di ricordarlo in momenti più ufficiali. Grazie. Grazie.
La parola al consigliere D'Amato. Anche il gruppo di Fratelli d'Italia si associa al dolore della famiglia Igliano, De Martino e Palladino. Procediamo allora con un minuto di silenzio. Nel frattempo arriva il consigliere per lei. Non ci sono interrogazioni e interpellanze, quindi procediamo direttamente con il primo ordine del giorno, che è l'approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2020 e relativi allegati. Grazie alla dottoressa Stiga. Buonasera a tutti, si sente? Buonasera a tutti, sottoponiamo la vostra attenzione un rendiconto dell'anno 2020, che è praticamente uno dei penultimi atti che deve essere approvato dai 120 giorni dopo entro i 120 giorni dopo il dissesto. Ovviamente era un atto che andava approvato nell'anno 2021 se fossimo stati un comune non in dissesto. Il rendiconto è un documento con cui la Giunta rendiconta e certifica alla fine dell'anno le spese sostenute e le entrate effettivamente al Consiglio. L'anno 2020, essendo stato il primo anno dopo il dissesto, possiamo verificare che comunque chiude con un avanzo di amministrazione pari a 104.459.64 e quindi possiamo dire che in ogni caso l'ente si è riequilibrato, tra virgolette, dopo il dissesto, cioè nel senso che è riuscito, diciamo, a riportare una sorta, diciamo, di equilibrio alle proprie finanze. Comunque, per quanto riguarda invece i flussi di cassa sono positivi e sono per pari circa 12.143.788 al 31/12 e in questi soldi in termini di cassa sono inclusi anche i fondi del terremoto che sono circa pari a 2 milioni e che questi poi bisognerà vedere. Una parte sono stati trasferiti all'OSL perché erano impegnati e una parte invece deve essere rivalutata all'interno per vedere con la regione in che cosa possono essere utilizzati e riutilizzati. La cosa più importante anche in questo è che c'è il FAL, il Fondo di Anticipazione di Liquidità, che ha una quota pari a 350.000 euro all'anno, che fino al 2020 è stato previsto, ma fino al 2021, ma adesso con la nuova, tra virgolette, gestione, la nuova normativa, prevede che verrà pagato dall'OSL, o meglio dalle entrate che l'OSL avrà per i prossimi 5 anni. E quindi fino al 2025 non sarà previsto nel nostro bilancio. Poi ci sono ancora dei soldi che sono stati accantonati nell'anno 2021, relativamente anche alla TARI attraverso il fondone, che sono stati del 2020, ma che sono stati utilizzati nell'anno 2021, e il fondo crediti, che diciamo, è la parte un po' più dolente, è stato calcolato, diciamo, proporzionalmente ai metodi che vengono utilizzati del massimo delle percentuali e quindi risulta coerente con tutti i dati previsti. Per quanto riguarda il rendiconto 20, diciamo, è un anno che non presenta residui, perché sono comunque tutti residui da residui sono stati dati all'OSL e quindi si parla solamente di numeri di competenza per quell'annualità. Pertanto il risultato di amministrazione è positivo e c'è un avanzo che, come ho detto prima, è pari a 104.000. E l'avanzo, ai sensi dell'articolo 193,
può essere, viene riscritto in bilancio dei bilanci successivi e può essere utilizzato sia per diciamo, coprire debiti fuori bilancio, per investimenti e per altre diciamo, finalità. C'è qualcuno che vuole intervenire? Diamo la parola al sindaco. Chiedere al Consiglio Comunale, intanto mi urge soprattutto ringraziare sia la presenza della dottoressa Stine, ma soprattutto dell'intero collegio di revisione e revisione dei conti. Chiedevo prima della discussione, chiedevo all'intero Consiglio Comunale se volete che relazioni prima il collegio di revisione oppure eventualmente replica i vostri interventi. Insomma, mi permettevo di chiedere questo al Consiglio Comunale. Mi permetto anche di dire una cosa, la faccio io la domanda, che siccome sta girando in data 16 febbraio 2022, sarebbe arrivata una nota della Corte dei Conti che ci mette davanti una ordinanza di non so bene cosa, perché ho avuto difficoltà a capire cosa volessero. Approfitterei della presenza dei visori dei conti per rispondere a quella nota che loro certamente avranno letto. Grazie. Diamo la parola al consigliere Pedretti. Buonasera, sindaco, segretario. Onorevoli consiglieri, chiedo scusa innanzitutto per il ritardo perché sono stato, vengo da noce, ho fatto un attimo tardi, chiedo scusa. Detto questo, passiamo ad argomentare su questo punto all'ordine del giorno del riequilibrio del bilancio finanziario del 2020, che è un argomento, come dico sempre, di difficile comprensione perché è una materia molto tecnica, si sviscera nei numeri, vengono fatte delle proiezioni. Però io partirei, vorrei fare questo breve intervento, perché è un intervento breve, vorrei partire proprio dalle considerazioni finali e dalle proposte finali che fanno il Collegio dei Revisori, che ringrazio della presenza, che dopo tanto tempo abbiamo il piacere e l'onore di averlo per la prima volta in Consiglio Comunale. Non abbiamo mai avuto questo piacere negli anni addietro. Ma detto questo, dicevo, partirei dalle considerazioni, dalle proposte che fanno il Collegio dei Revisori nella relazione, laddove affermano che sarebbe opportuno, cioè manca nel riequilibrio di bilancio fra gli accostamenti del risultato di amministrazione, che cosa manca? Manca un fondo destinato ad a verificare le passività potenziali che l'ente potrebbe avere da qua a venire. E questo fondo da che cosa deriva? Lo dicono, viene spiegato in maniera molto tecnica dai revisori, dice c'è la mancanza di un fondo destinato, cioè non abbiamo un'indagine, un'analisi critica corretta, lineare ed oculata del contenzioso in atto che è ancora pendente presso il Comune di Pagano. E fa una distinzione con la relazione del Collegio dei Revisori. Distingue tra contenzioso di competenza dell'organismo straordinario di liquidazione e contenzioso di competenza ex post del Comune del dissesto. Ed invita il Comune, termina la relazione, oltre ad aver detto e considerato, tenete bene dritte le osservazioni, le prescrizioni sia generali che specifiche che sono state già ricevute dal Comune in tempo addietro e andate avanti su questo. Sarebbe opportuno costituire un fondo su cui far immettere le potenzialità passive, cioè praticamente noi non abbiamo una descrizione analitica di ciascun giudizio pendente presso il Comune, non abbiamo una potenziale
una potenziale, dico, proiezione, se la causa, se il contenzioso può essere vinto, può essere perso, e addirittura non abbiamo un giudizio analitico e specifico sul costo di ciascun giudizio del contenzioso. E allora la seconda osservazione che mi va di fare rispetto a questo, dico che il lavoro che si sta facendo rispetto a questo risanamento è un lavoro che va nella giusta direzione. Le mie uniche raccomandazioni sono sempre le stesse. Bisogna, qui ci sono i revisori di voi, razionalizzare la spesa pubblica, la spesa corrente, bisogna ridurre l'indebitamento, addirittura bisogna dar man forte ad un'azione di recupero quantitativo delle entrate tributarie ed extratributarie, addirittura attraverso, come dice nella relazione, attraverso la vendita dei beni disponibili e indisponibili di proprietà del comune, che poi, tra le altre cose, è un punto all'ordine del giorno. Quindi, con loro l'intervento, mi avviamo in conclusione, sostenendo, chiedendo, approfittando della presenza dei revisori, chiedendo ai revisori proprio questo, questa è una specie di interrogazione, come se riusciamo a costituire questo fondo e stabilire analiticamente quali sono le passività che provengono dalla proiezione del contenzioso in atto. Grazie. Nel frattempo sono arrivati i consiglieri Caccia e Sessa. Diamo la parola al sindaco. No, dovete intervenire, credo, prima di far parlare. Sì, diamo la parola alla consigliera Sessa. Sì, non ci sono altri interventi? No. Consigliere De Martino. Aspettiamo il suo e poi la parola al sindaco. Buonasera a tutti, un saluto anche al Collegio dei Revisori che stasera abbiamo l'onore di avere in aula. Ci dispiace per l'ultima volta che vi abbiamo visto e che purtroppo avete assistito a uno spettacolo indecoroso da parte dell'istituzione. Io sarò breve, considerato che questo è un rendiconto che appartiene poco alla classe politica, visto che è un rendiconto che nasce comunque da mesi di gestione prefettizia e che vede protagonista la politica soltanto nei primi due mesi dell'anno e negli ultimi due mesi dell'anno. Io vorrei fare solo un'osservazione perché ho appreso dai giornali di un provvedimento della Corte dei Conti circa il mancato invio di un questionario, del questionario allegato al rendiconto consuntivo che secondo la Corte dei Conti sarebbe dovuto essere trasmesso entro il 15 ottobre dell'anno scorso, praticamente qualche mese fa. Dalle nozioni minime che ho, però noi abbiamo approvato il bilancio stabilmente riequilibrato da poco, questo è il primo consuntivo successivo alla dichiarazione di dissesto e quindi non avendo ancora approvato quello, vorrei capire se effettivamente c'è questo problema con la Corte dei Conti oppure è già superato, quindi se rischiamo di avere qualche provvedimento conseguenziale a questo mancato invio oppure no. E poi vorrei qualche delucidazione circa questo avanzo di cassa, se sarà accantonato, trasferito sui prossimi bilanci e come sarà investito. Diamo allora la parola al professor. Allora, buonasera a tutti, grazie per averci ringraziato di essere presenti. In realtà, da quando sono in carica, quando il Consiglio Comunale è chiamato a deliberare su questioni che riguardano le operazioni finanziarie, noi abbiamo provato a essere presenti. In passato non eravamo noi e quindi se non l'organo di revisione non è stato presente, problemi altrui e non nostri. Allora, i temi sollevati sono tre. Intanto i revisori parlano inevitabilmente attraverso i propri verbali. Non partecipano come attori al Consiglio Comunale,
sono chiamati qualora il Consiglio Comunale, visto che l'organo di revisione è un organo del Consiglio, non è un organo della Giunta o della Ragioneria o del Sindaco, se sono chiamati a fornire chiarimenti, delucidazioni, osservazioni, sono disponibili e pronti a farlo. Nell'ordine, la mancanza del fondo passività potenziali all'interno dei risultati di amministrazione. Come forse sapete, la gestione si conclude nel rendiconto con un risultato che si chiama avanzo o disavanzo, a seconda che sia positivo o negativo, che altro non è che la risultante della somma algebrica fondo di cassa più residui attivi, cioè crediti, meno residui passivi, cioè debiti. Vale a dire, raccontato meglio, con i soldi che ho la cassa, se incasso tutti i crediti, i residui attivi, riesco a pagare tutti i debiti, residui passivi? Se la risposta è positiva e anzi mi avanza qualcosa, ho un avanzo. Questo è il concetto di avanzo, che è un concetto assolutamente finanziario e non tiene conto, per esempio, del patrimonio. Io potrei avere un patrimonio straordinario di 2.000 grattacieli, ma chiuderli in disavanzo, perché cassa più crediti meno debiti mi dà un risultato negativo. Però l'esistenza di un avanzo è comunque l'indice di una gestione che non ha prodotto squilibri in sé. Il risultato di amministrazione, l'avanzo, come abbiamo provato a definirlo e chiarirlo con queste poche parole, deve però essere ulteriormente gravato di alcuni vincoli, di alcuni accantonamenti. Vincoli e accantonamenti che sono obbligatori per legge. E dunque, una volta determinato cassa più crediti meno debiti, mi consentite di farla semplice così, così ci capiamo meglio, un risultato che magari è positivo, è obbligatorio iscrivere il fondo crediti di dubbia esigibilità, calcolato con le modalità previste dalla legge, come accantonamento del risultato, in diminuzione del risultato. Eventuali altri fondi di accantonamento, se ce ne sono, in diminuzione del risultato, e infine è obbligatorio iscrivere un fondo che è definito passività potenziale, ovvero fondo rischi da contenzioso, che serve a vincolare, a tenere fermo una parte del risultato dell'amministrazione, una parte dell'avanzo, in presenza di possibili future passività che derivano dal contenzioso. È obbligatorio iscrivere il fondo passività potenziale. Nel rendiconto del 2020, nel programma di pagare, non è stato iscritto nulla. Ora, questo ha una ragione pratico-logica sulla quale non è possibile non convenire. In realtà, pur mancando o non essendoci stato consegnato un censimento analitico del contenzioso corrente, che dice pendono questi 100, 1000 o 10.000 giudizi che hanno questo contenuto economico, che hanno questo contenuto economico e queste possibilità di soccorrenza. È ragionevole pensare, è molto ragionevole pensare, che poiché l'ente ha dichiarato un assesto con effetto 2019 e rientrano nella competenza dell'organismo straordinario di liquidazione anche le sentenze successive che riguardano fatti e atti precedenti la dichiarazione di assesto, è ragionevole pensare che il contenzioso che ha avuto origine dal 1 gennaio 2020 in avanti sia un contenzioso tutto sommato non importante. Però si deve fare. Però si deve fare. Si deve fare, bisogna determinare per i giudizi, per fatti e atti successivi all'1/1/2020, qual è il rischio di soccombenza quantificandolo. In mancanza di questo, come minimo, non si può utilizzare l'avanzo. Perché se ci fossero passività potenziali da 104.000 euro, perché lo stesso stile vi ha illustrato l'esistenza di un avanzo di 104.000 euro, se ci fossero passività potenziali da 104.000 euro, l'avanzo
in realtà non ci sarebbe più. L'esortazione è che sia fatto questo censimento del contenzioso e almeno per il prossimo rendiconto siamo pronti a poter dire qual è l'accantonamento che opportunamente va fatto. Quanto alla delibera della Corte dei Conti, che io ho ricevuto in via informale stamattina e noi l'abbiamo avuta in consegna in questo momento, mi permetto di giudicarla bizzarra. Vale a dire, la Corte dei Conti accerta il riadempimento, non del Comune, dei revisori, perché non hanno trasmesso nel termine del 15 ottobre la relazione questionario obbligatoria sul rendiconto 2020. Si dimentica la Corte dei Conti, che probabilmente avendo da macinare 552 comuni della regione Campania, non ce li ha tutti sotto controllo, che alla scadenza del 15 ottobre 2021, quando questa relazione doveva essere trasmessa sul sistema informatico della Corte dei Conti, l'ente non aveva ancora approvato il rendiconto 2020. Lo approva forse se passa il Consiglio Comunale oggi, e da oggi ci saranno poi 15 giorni per trasmettere il rendiconto. Però siccome questa cosa è estremamente spiacevole, non per il Comune, ma per i revisori, perché essendo una delibera della Corte dei Conti va iscritta in amministrazione trasparente e risulta deliberato e si conclude con la Corte dei Conti accerta il mancato adempimento, no? E allora già stamattina abbiamo inviato al segretario, al presidente del Consiglio Comunale e per conoscenza al sindaco una nota nella quale esortiamo a trasmettere alla Corte dei Conti immediatamente una replica che chiarisca che non c'è nessun inadempimento. Domani mattina, entrati in possesso del documento ora, trasmetteremo una pecca alla Corte dei Conti invitandoli a rettificare questa delibera che tutto sommato ci condanna per omicidio prima che ci sia morto. Ecco, e quindi è assolutamente non corretto. Infine, l'ultima osservazione che ha fatto la consigliera comunale, ha chiesto: ma l'avanzo che se ne fa? Non essendoci il fondo passività potenziale, non se ne fa nulla. Però faccia attenzione anche lei, perché non voglio assolutamente essere didattico, l'avanzo di amministrazione, cioè i 104.000 euro, è un avanzo cassa più crediti meno debiti. Non è l'avanzo di cassa. L'avanzo di cassa è un'altra cosa. L'avanzo di cassa è la giacenza che il comune ha perché ha riscosso delle somme e magari non ha ancora pagato tutto. In cassa il comune ha molto più di 104.000 euro, ma anche degli impegni che deve assolvere, dei pagamenti che deve assolvere. Ci sono altre domande, altrimenti io smetto di annoiarvi. Io volevo fare una domanda sul contenzioso. Una parola alla consigliera Sessa. Allora, io sono una di quelle che sta sollevando il problema del contenzioso dell'ente dal 2016, perché anche prima del dissesto noi non siamo mai riusciti ad avere un quadro chiaro di quello che era il contenzioso dell'ente Comune di Pagani, tant'è vero che qualche anno fa abbiamo avuto per questa cosa anche un ammonimento della Corte dei Conti, e io più volte ho anche litigato con il responsabile dell'ufficio legale, l'avvocato Serenello, perché eravamo mancanti rispetto a questa cosa. Oggi, al primo rendiconto, post dichiarazione di dissesto, siamo tra virgolette punto e a capo rispetto a questa cosa, nel senso che il contenzioso di tutto il 2020, sia esso grande o sia esso blando, non lo abbiamo. Da quello che comprendo e da quello che ho avuto modo di leggere, quindi non sappiamo se effettivamente questo avanzo di 104.000 euro esiste oppure non esiste, perché non abbiamo il quadro chiaro di quello che è il contenzioso dell'ente, che magari quest'anno, faccio un esempio banale, potrebbe essere di 5.000 euro, l'anno prossimo potrebbe essere del doppio.
Mi chiedo adesso chi vigilerà rispetto a questa cosa ed era possibile non inserirlo all'interno di questo rendiconto? Potremmo ritrovarci negli anni prossimi con un bubbone, professore. Io ne approfitto della sua pazienza perché faccio il consigliere comunale da un po' e le do atto che per la prima volta abbiamo avuto l'onore di confrontarci con una persona come lei che ci sta dando delle indicazioni importanti, perché molto spesso i revisori dei conti ci hanno snobbato. Io questa cosa l'ho anche spesso segnalata, quindi mi fa piacere che lei insieme ai suoi colleghi sia in aula e ci stia dando rispetto a queste cose. Prima di dare la parola al dottore, diamo la parola al sindaco. Ho fatto una domanda collegando me a sempre lo stesso discorso di innanzitutto la ringrazio per il didattico, perché c'è sempre da imparare e abbiamo bisogno di didattica, cioè, specialmente in queste materie così difficili. La mancata costruzione del fondo è un limite all'utilizzabilità dell'avanzo pubblico. Bene, è un limite all'utilizzabilità dell'avanzo. Prima diamo la parola al consigliere della Fiera. Buonasera sindaco, segretario, dottori revisori e colleghi consiglieri. Io volevo più che una domanda, premesso che il professor Gombroni ha chiarito che non sono qui per rispondere alle domande dei consiglieri, che in effetti lo sono anche verbali che parlano del proprio lavoro, però in effetti da questo il consultivo che mandiamo agli archivi, secondo me emerge un dato. Probabilmente questa è l'ultima volta che parliamo, perché poi andremo avanti, non ne parleremo più degli anni precedenti. Troviamo una cassa al 31 dicembre 2020 di 12 milioni e mezzo, dottoressa Stigler, dico bene, e questo dimostra ancora una volta che il dissesto non andava dichiarato. Il comune di Pagani, purtroppo, con il consiglio comunale è stata presa questa decisione politica. Ormai anche questo è passato alla storia di questa questione, però costringiamo il nostro paese a vivere queste situazioni di dissesto, a doversi spogliare dei propri beni immobili, perché ormai i nostri curatori, quindi l'OSL, esigono che noi diamo a loro la disponibilità finanziaria per poter pagare i debiti. Premetto che abbiamo già dato circa 6 milioni di euro all'OSL, e abbiamo ancora una cassa disponibile e fortunatamente di quanto, presidente? La cassa di quanto è disponibile? Al 31 dicembre 2020 la cassa è 12 milioni e mezzo con 5 milioni vincolati, non è proprio. Non credo sia le condizioni del comune di Sesto. Non so che in di vita dove lo metti? 4 milioni e mezzo. Quanto è il fondo credito? 4 milioni e mezzo. 4 milioni e mezzo. Fatti a leggere bene quando è il fondo premio di un sta avendo un po' di confusione, consigliere Sessa. Comunque, ci teniamo a fare questa sottolineatura. E questo poi ci collega anche all'altro punto del discorso che faremo dopo, il fatto di dover liberarsi di beni che magari il lente poteva finire in un altro modo. Grazie. Diamo la parola al sindaco. No, e allora la parola alla consigliera Sessa. Allora, io sono un po' stufa di sentire sempre le stesse cose, perché veniamo qua, caro consigliere La Femmina, presidente della commissione bilancio, e sentiamo sempre le stesse cose da lei che è stato un illustre assessore al bilancio in questa città. Io mi auguro che il sindaco la delega che ha nelle sue mani la rimetta nelle sue, visto che è un tecnico, è un esperto, ci può dare delle delucidazioni, considerato che noi anche nelle commissioni purtroppo non abbiamo nessuno con cui confrontarci in tema di bilancio, perché l'assessore che è il sindaco non viene alle commissioni perché è preso da tante cose, anche la responsabile finanziaria è impegnata su tante questioni che attanagliano l'ufficio finanziario, che l'ultimo problema è partecipare alle commissioni che si tengono due giorni prima del Consiglio Comunale, quando argomenti come
un rendiconto consuntivo, il primo post-dissesto, avrebbe bisogno certamente di approfondimenti da parte dei consiglieri comunali e dei gruppi consiliari, perché, come giustamente ha sollevato anche il professor Longoni, abbiamo tanto da imparare in materia di conti pubblici, che pur facendo da parecchio tempo i consiglieri comunali, ogni giorno c'è una scoperta. E allora faccio prima questo appunto: le commissioni consiliari al bilancio, cortesemente, non il giorno prima dei consigli comunali, ma con 2-3 sedute di anticipo, in modo tale che possiamo arrivare preparati ai consigli comunali e non dire baggianate. Quindi questo è il primo appello. Il secondo appello: cortesemente, sindaco, un assessore al bilancio, gliel'ho chiesto nella penultima seduta di consiglio comunale, gliela chiedo anche in questa di oggi, considerato anche che i leader illustri della sua coalizione le stanno chiedendo un imminente rimpasto, glielo chiedo anche io, ci dia un interlocutore sul bilancio con cui ci possiamo confrontare, visto che non è che ci possiamo confrontare con l'organismo dei revisori dei conti, che è un organismo terzo e ci deve controllare e ci deve mettere in condizione di non fare errori. Poi il dissesto, non il dissesto, c'è, non c'è. Il dissesto c'è ed è stato acclarato. Lo ha anche un ministero competente, ci ha detto che siamo in dissesto, una Corte dei Conti ha intrapreso un procedimento per acclarare le responsabilità di questo dissesto, e coloro che sono i responsabili di questo dissesto, se c'è, se non c'è, saranno indubbiamente, passeranno al vaglio di quella che è, di quelli che sono gli organismi competenti, non certo di Anna Rosa Sesta. Che Anna Rosa Sesta non l'ha votato il dissesto perché non era in consiglio comunale, ma l'ha fatto un'amministrazione di cui ero e sono parte integrale, perché io non rinnego nulla della mia storia. Se voi invece analizzaste con coerenza la vostra storia, ci direste che purtroppo quel piano di riequilibrio scellerato che avete fatto non ha dato i frutti sperati e ci ha portato al dissesto. Poi, 12 milioni e mezzo di euro in cassa, bene, l'80% di questi fondi sono fondi vincolati, mentre un'altra parte è per le spese correnti, e di questi 12 milioni e mezzo probabilmente ci siamo scordati il fondo crediti di dubbia esigibilità, il disavanzo tra residui attivi e residui passivi, che ha portato l'amministrazione precedente a questa a dichiarare il dissesto, un disavanzo di 27 milioni di euro. E allora, dissesto sì, dissesto no, è ora di mettere un punto. Voi vi dovete ritenere fortunati che l'amministrazione Gambino ha fatto il dissesto. Sapete perché? Perché non vi portate dietro quel bagaglio di debiti che altrimenti oggi non vi consentirebbe nemmeno di pagare gli stipendi ai dipendenti comunali. Perché, caro Presidente, la femmina, a me piace molto chiamarla assessore, perché lei è l'assessore al bilancio del disastro, queste cose le dovrebbe dire ai giovani consiglieri su cui avete fatto terrorismo politico per mesi su questo dissesto, 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 vi hanno fatto il dissesto, state in guaià. Ditele le verità. Voi siete anche tecnici, ditele le verità. Dite che il dissesto oggi vi mette in una condizione di poter ricominciare da zero, cosa che non si sarebbe potuto fare con il piano di riequilibrio. E allora, certe verità, diciamole, non fate terrorismo, non dite che la terrorista sono io e poi fate il terrorismo politico, perché io di quello che dico, di quello che faccio, della mia storia, delle scelte amministrative e politiche che ho fatto e che faccio quotidianamente, me ne assumo le responsabilità e non mi sono mai nascosta dietro al dito. Anzi, anche quando ho fatto qualche denuncia, e lo ribadisco oggi, visto le stupidaggini che si vanno dicendo in giro,
Io ci ho messo la faccia, ci ho messo il mio nome e ci ho messo il mio cognome, sempre, non mi ci sono mai nascosta dietro alle dita, né tantomeno sono andata a destra e a sinistra a dire questo e quello. Io ci ho messo la faccia e ce la continuo a mettere, mi assumo la responsabilità delle scelte. Voi assumetevi la responsabilità dei disastri e di un'efficienza amministrativa che continua a perpetuarsi. Altro che dissesto. Diamo la parola al consigliere La Pietra. Perdonatemi, ma devo per forza rispondere alla consigliera Sessa, che devo dire la verità, mi meraviglia un pochettino. È stata 5 anni nei banchi di opposizione, ogni volta presente a dare in effetti a contrapporre con le tesi, la Corte dei Conti, il piano di equilibrio. Piano di equilibrio, perché sono l'assessore del disastro, non abbiamo presentato noi il piano di equilibrio, se si ricorda bene, dottoressa Sessa. Il piano fu presentato dalla Commissione straordinaria. Con noi il piano è stato approvato e l'abbiamo portato avanti e rispettato per tutti gli anni. Sono successe dei piccoli ammonimenti da parte della Corte dei Conti e anche qui dovrebbe ricordarsi bene come sono andato a finire. Per quanto riguarda poi la storia, noi non rinneghiamo nulla. Noi in 5 anni abbiamo utilizzato una politica corta, con prudenza, con la diligenza del buon padre di famiglia e abbiamo raccolto i risultati. Il Comune di Macerio Inferiore, con le stesse nostre condizioni, ha ultimato il suo piano di equilibrio, sta tornando alla normalità. È quello che avremmo fatto noi se non ci fosse stata quella parentesi sciagurata che ha portato il Paese al disastro. Questa è la pura verità. Allora sindaco, mi consenta, solo perché il suo di solito è l'intervento conclusivo. No, chiedo scusa, non voglio mettere in imbarazzo anche il presidente giovane, anche perché non vorrei che fosse lui, però stante anche al vecchio consiglio comunale, mi permetto soltanto, faccio al massimo 2 interventi a testa e poi l'ultimo lo facciamo così per dichiarazioni. Allora sindaco, vedete, da nessuna parte del regolamento c'è scritto massimo 2 interventi a testa. Voglio anche attenermi a questa regola oggi perché decido di zittirmi io e non mi faccio zittire dagli altri. Però c'è una precisazione da fare. Il piano fu presentato dalla commissione straordinaria, ma al presidente La Femmina voglio ricordare che fu poi prolungato dall'amministrazione Bottone e bocciato dalla Corte Costituzionale. Poi, se non siete stati... Certo, decideste di prolungarlo e tornaste alla versione originale. Non era la Corte dei Conti, era un organismo superiore che bocciava il regolamento. Però se gli elettori non vi hanno confermato al secondo mandato e siete stati i primi nella storia di questa città da quando c'è l'elezione diretta del sindaco a non essere stati confermati per la seconda volta, cari miei, un motivo ci sarà. Diamo la parola al sindaco. Io ringrazio la consigliera Sesta, perché visto che al massimo l'eccezione potrebbe essere una, mi dice che la prossima volta sarò già riconfermato, quindi ti ringrazio del buono dell'auspicio. No, io volevo di nuovo ringraziare i revisori di conti e la dottoressa Stile per l'intervento. Da un punto di vista tecnico-contabile, che anche perché alla luce proprio di quello che ha detto la consigliere Sessa, ci ha spiegato che il 2020 è un anno di gestione che in un certo qual modo non ha visto la presenza dell'attività politica strettamente, ovvero è stato un anno gestito in grossa parte
perché sono arrivati i commissari per un motivo ben preciso. La consigliera stessa non resse all'urto, per cui ci regalò i commissari prefettizi che hanno gestito il 2020. Detto ciò, c'è poco da dire sui numeri, nel senso che non avendoli gestiti da parte politica, sono numeri che vengono dal quadro contabile della dottoressa Stile, dei revisori dei conti, per cui da un punto di vista strettamente politico c'è poco da analizzare. Quindi si venga o non venga in commissione l'assessore al bilancio, che fino a prova contraria decido io se fare o non fare un assessore al bilancio, nuovo o resterà in capo a me la delega. Io penso che in questa fase è giusto che si esprimano i dirigenti e i revisori che, diciamoci la verità, hanno contribuito in maniera forte, anzi direi in maniera esclusiva, attraverso i loro uffici, a redigere questo rendiconto, che ha ben poco di politico. La politica gestirà i consuntivi e i equilibrati dal 2021 in poi per gli anni in cui hanno gestito. Qui c'è un quadro economico che è stato descritto dalla dottoressa Stile, su cui c'è poco da dire, c'è soltanto da parte della maggioranza, ma penso dell'intero Consiglio Comunale, di fare questa presa d'atto, perché l'atto più importante da un punto di vista prettamente politico è che se oggi stiamo votando il bilancio riequilibrato 2020 è perché questa amministrazione, e lo ripeto per l'ennesima volta, si è preso l'onere di votare atti che non hanno fatto né la vostra amministrazione né tantomeno i commissari prefettizi. E se da domani possiamo prevedere di partecipare a bandi del PNRR, lo dobbiamo perché questo Consiglio Comunale sta per votare questo rendiconto. Perché motivo fondamentale, me lo diceva l'assessore Pepe, per partecipare al bando del PNRR è avere il rendiconto votato in Consiglio Comunale, rendiconto 2020. Perché in realtà noi in giunta già lo abbiamo fatto, però è dopo quel passaggio fondamentale in Consiglio Comunale. Per cui da stasera in poi, perché certamente sarà votato, mi auguro ad unanimità e non solo a maggioranza, questo rendiconto, che in alcuni aspetti è molto semplice, perché dopo il dissesto, e faccio anche io una domanda, non è vero, o almeno penso che non sia vero, che non c'è una relazione da parte dell'ufficio contenzioso, perché quando abbiamo votato il consuntivo 19, abbiamo dovuto chiedere il bilancio di equilibrato al Ministero, tutti i dirigenti hanno dovuto relazionare fino all'ultimo anno su tutti gli aspetti, e anche risulta il responsabile dell'ufficio contenzioso, avvocato Sedelillo, qui presente, che mi può smentire, sta qui, ha presentato tutto il contenzioso fino al 2019. Mi risulta, e lo chiedo perché è giusto che vi togliate il dubbio voi, ma anche lui, mi risulta che al 2020 non ci sia un grosso contenzioso, anche perché tutti i debiti che si potrebbero creare da sentenze, anche in questo momento, ma che sono da procedure che sono iniziate anche nel 2019, andranno a carico dell'OSLO. Ecco il motivo per cui io non mi preoccuperei tanto del fondo di accantonamento sulla materia del contenzioso. Poi dopo ci faremo una discussione che in parte apriva il consigliere Petrelli sul fatto del richiamo da parte del revisore dei conti sull'alienazione dei beni affinché si
crei quella massa economica che ci dia la possibilità di eventualmente pagare i residui passivi. È evidente che il dissesto dichiarato ha cambiato tutto ed è, lo diremo dopo, molto probabilmente se si discuterà o si rinvierà il punto all'ordine del giorno, se si può o non si può non alienare, perché questo è un discorso che lo si può fare in mancanza di un organismo di limitazione, ma ex articolo 255 del testo unico ci dice che l'OSA che decide, visto pure che non abbiamo accettato la procedura semplificata e quindi ci rendiamo verso la reazione dei beni disponibili. Detto ciò, che dobbiamo discutere di politica in questo rendiconto 2020 se non solo votare, andare avanti nel bene e nel male, metterci il passato alle spalle e parlare del futuro? Consigliere La Femmina, il presidente La Femmina lo ha detto, per quanto ci riguarda, lo dico anch'io personalmente, numeri alla mano, per noi il dissesto non andava dichiarato. Voi giustamente o ingiustamente rimarrete della posizione di chi ha votato il dissesto, che era una condizio sine qua non per andare avanti, però penso che sia anche arrivato il tempo di dire chiudiamola questa questione, perché stiamo andando avanti. Nel frattempo sono passati tre anni dal 2019. Anche perché chi ci dirà se il dissesto c'era o non c'era sarà il prossimo futuro. Anche se, ad onore del vero, i numeri stanno lì. Sinceramente, e questo è un passaggio di natura politica, quando mi sono insediato credevo certamente che la condizione non sarebbe stata delle più semplici, lo sappiamo, però lo dico con molta onestà, io trovo molta più difficoltà ad affrontare le conseguenze del dissesto, ovvero quello di non poter assumere, non poter fare 110, non poter fare concorsi, rispetto ad un problema che è di natura economica, perché sinceramente stiamo pagando tutti. Da un certo punto di vista io problemi economici non mi voglio mordere la lingua, ma non ne vedo tanti. Siamo l'unico comune, ho chiesto un po' ai sindaci se hanno avuto la capacità economica di mettere in sicurezza i propri enti, e noi l'abbiamo fatto, loro ancora non l'hanno fatto. Non abbiamo avuto problemi particolari a pagare stipendi, e ci sono comuni che non sono in dissesto e pagano, hanno difficoltà a pagare gli stipendi. Quindi a naso, pur non essendo un ottimo assessore al bilancio, ma vivendo sulla mia pelle le esigenze di tutti i cittadini, io per quanto mi riguarda dico e sostengo che sono più forti le mancanze dovute alla non possibilità di prendere del personale rispetto a quelle prettamente economiche. Dico pure, ne approfitto perché io in sua assenza l'ho ringraziato, ma adesso lo faccio in prima persona, il professor Leoboni non nella qualità di presidente del Collegio delle Risorse, ma in qualità del consulente del comune di Nocera, che collabora anche a Pagani. Ho letto la sua relazione sul mercato ortofrutticolo, ci accingiamo a fare altri passi, la ringrazio profondamente per quello che sta facendo, non soltanto in qualità di presidente del divisore dei voti, ma soprattutto per i consigli gratuiti che lei ci dà, perché ho capito che tiene veramente a cuore le sorti di Pagani. Grazie. Facciamo parlare il professore e poi per dichiarazione. Diamo la parola al dottore. Allora.
consentite una breve parola. Innanzitutto io vorrei ringraziare perché ci state, siamo arrossiti, no? Anche se non si vede perché abbiamo un po' la faccia di bronzo, però vorrei che si desse atto innanzitutto di una cosa. Io sono quello che parla, quello che fa chiacchiere, ma i miei due valorosissimi colleghi sono quelli che lavorano. Quindi io faccio vedere, ma mi avvalgo del dottore Pagano e il dottore Giannarelli, ecco, si impariamo anche con loro, che va riconosciuto. Noi ci sentiremo spesso, perché nel decreto ministeriale che ha approvato l'ipotesi di bilancio stabilmente equilibrato, che è stato notificato, come ricordate all'ente, credo il 19 novembre, è fatto obbligo all'organo di revisione di riferire trimestralmente al Consiglio Comunale sulle oltre 30 prescrizioni che il Ministero ha formulato e che devono essere monitorate dal Consiglio Comunale in corso di attuazione. Ve ne dico solo una che secondo noi è la più importante ed è l'andamento della riscossione delle entrate. Il Ministero l'ha messa addirittura in grassetto, mentre tutte le altre le ha messe in carattere normale, in grassetto ha detto monitorare l'andamento della riscossione delle entrate migliorando l'ammontare di quello che è effettivamente riscosso rispetto alle entrate che sono accertate. Quindi ci sentiremo spesso su carta scritta, perché trimestralmente i revisori devono riferire e trimestralmente il Consiglio deve prendere atto sullo stato di andamento del risanamento delle casse dell'ente. Comunque grazie e ci vedremo la prossima volta. Grazie di voi, presidente. Diamo la parola alla consigliera Sessa. Sempre perché io non dico le bugie, ci vado fino in fondo a casa. Nel 2019, all'inizio 2019, la giunta Bottone chiese la rimodulazione del piano di riequilibrio finanziario da 10 a 30 anni. Inviata alla Corte dei Conti, la Corte dei Conti chiese parere alla Corte Costituzionale che con la decisione numero 18 disse che non era possibile farlo. Perciò anche lei, consigliera Greco, quando prende le parti ad oltranza, si ricordi di quello a cui abbiamo assistito in Consiglio Comunale, perché effettivamente questa richiesta fu fatta. E quando fu bocciata, oltre ad una serie di improperi che mi furono fatti, l'allora assessore al bilancio dichiarò una rimodulazione che ci avrebbe permesso di avere maggiore disponibilità da investire in servizi per la collettività. Oggi però dobbiamo fare una amara considerazione: i comuni sono abbandonati alla loro sorte, il governo centrale non ci sostiene e più spesso nelle manovre economiche i primi e più importanti tagli sono proprio i fondi comunali. Quest'anno, come per gli anni precedenti, il Fondo di Solidarietà ha avuto un'ulteriore decurtazione, il Fondo Crediti di dubbia esigibilità introdotto con la nuova legge sulla finanza pubblica è un vero e proprio macigno. Ancora, l'ANCI non porta avanti tutte le battaglie che i comuni si aspettano, tra tutte proprio quella legata alla possibilità di rimodulare i piani di riequilibrio. Intanto, uno degli aspetti che crea maggiore difficoltà economica è legato proprio al mancato incasso di tributi quali IMU e TARI, mancati incassi che è difficile, lungo e dispendioso di recuperare. È per questo che avanzerò presso i diversi organi una proposta in tal senso. E allora mettiamoci un attimo d'accordo: piano di riequilibrio decennale che doveva essere rimodulato a 30 anni perché non potevamo sostenere quella rata così alta annuale, e perché non avevamo manovra di azione in nessun campo, lo dicevano l'assessore al bilancio e l'allora sindaco nel 2019. Oggi che cos'è cambiato? La situazione è peggiorata, era peggiorata un anno dopo rispetto a questa cosa. Quindi di che cosa stiamo parlando? Cioè, davvero difendere ad oltranza un qualcosa che non sta né in cielo né in terra mi sembra assurdo. Io l'ho detto all'inizio di questa consigliatura,
smettiamola di dire c'eravate voi, ci siamo noi, perché non ne usciamo più. Nessuno è esente da responsabilità, caro Presidente La Femmina, glielo ribadisco ancora una volta. Smettiamola, perché con me non sfondate una porta chiusa, sfondate una porta più che aperta, perché io i fatti e i misfatti di tutti me li ricordo, perché li ho vissuti in prima persona. Voi vi ricorderete certamente i miei, perché come dice il sindaco, non ho resistito all'urto di una maggioranza che purtroppo non era più esistente, sicuramente ho preferito andare a casa piuttosto che non guardare in faccia ai paganesi, ma forse qualcun altro lo veniva ancora una volta. È il voto? È il voto sfavorevole. Diamo la parola al consigliere Latini. Io annuncio un voto favorevole, però devo ancora una volta dire che non possiamo raccontare fesserie e indecisioni. Sta dimostrando la sua propria incompetenza in materia e anche la scarsa memoria. La rimodulazione non l'abbiamo chiesta noi, dottoressa Sessa, era una facoltà prevista dalla legge finanziaria, c'è cioè, sempre questo comune, i colleghi possono. La chiedemmo, la Corte dei Conti sollevò giudizio di costituzionalità, ma sulla norma, non sul comunicato. Ma comunque non ne usufruimmo prudenzialmente, questo è il discorso. Cioè non raccontiamo queste cose, se non siamo competenti, siamo giusti. Lasciamo 10 anni. Vabbè, voto posso fare sbagliare con le grazie. Se non ci sono altri interventi procediamo. Diamo la parola al consiglio di Presidente. Riannunciando un voto sfavorevole all'equilibrio, voglio soltanto ricordare all'amministrazione le raccomandazioni che poc'anzi il professor Lungone, al quale va tutto il mio ringraziamento insieme ai colleghi, rispetto alle prescrizioni specifiche, alle prescrizioni generali che ha fatto la Corte, che ha fatto pochi mesi fa, e soprattutto rispetto all'entrata tributaria, extratributaria e al recupero continuo dei crediti e dei tributi. Grazie. Se non ci sono altri interventi, procediamo col voto. La parola alla segretaria. De Brisco. Sì. Bottone. Sì. Buccino. Sì, sì, ecco la parola. Burgio. Sì. Cesarano. Sì. Cosentino. Sì. Greco. Sì. La Femmina. Sì. Manzo. Sì. Maresca. Sì. Nitto. Sì. Passamano. Sì. Picaro. Sì. Stanzione. Sì. Visconti. Sì. Calce. No. D'Amato. No. De Martino. No. Pezza. No. Petrelli. No. Sessa. No. Allora, la proposta, 15 voti favorevoli e 6 contrari, è approvata. Si vota l'immediata esecutività del punto. Facciamo per alzare di mano. Prego. Quindi, 15 favorevoli e 6 contrari. Due consiglieri che si sono domandati. No.
Procediamo con il secondo punto all'ordine del giorno, il trasferimento dei beni disponibili ad organo straordinario di liquidazione. La parola al sindaco. No, in realtà stavo aspettando l'assessore al patrimonio, no? Dicono che stia venendo per la relazione sul piano di alienazione. No, eccolo. La relazione all'assessore. Buonasera a tutti, scusate, ho avuto un imprevisto. Allora, in merito a questa delibera, delibera già approvata in Consiglio Comunale all'unanimità circa il trasferimento dei beni all'OSA, non sappiamo tutti di cosa parliamo, solo che quella precedente riguarda la Banca Arancio. In questo caso si tratta di un'altra serie di beni mobili che l'OSA ci ha già sollecitato più volte di trasferire, perché siamo tenuti, questo in base anche all'articolo 255,9 del TUEL, a trasferire questi beni alla loro disponibilità. Perché? Perché bisogna creare quella massa attiva necessaria per fare liquidità e quindi cercare di sopperire al meglio i debiti di cui questo comune deve, a cui questo comune deve far fronte, anche perché più si appianano i debiti e viene la possibilità di fare mutui e sussi per la restante parte. Ci ho detto però, non so se il sindaco l'ha già anticipato, si sono riscontrate durante la commissione tenutasi la settimana scorsa da tutti i commissari delle perplessità su alcuni beni sui quali si è voluto fare un ulteriore approfondimento, ma anche alcuni beni che pare che, benché nella delibera stessa viene scritto che sono comunque passati all'OSA a condizioni che non vi siano degli abusi edilizi sopra, perché automaticamente non vengono inseriti, ci sono anche altri beni che sono stati individuati successivamente con il piano PUC che quello preliminare approvato, che dovrebbero essere inserito e quindi potrebbe essere di particolare interesse, per cui si ritiene valutare unitamente all'OS con la quale la sottoscritta insieme al sindaco si è già interfacciata e capire effettivamente la finalità da poter destinare per poi passare a loro, però con una premessa, cioè che questo va fatto necessariamente non oltre il prossimo Consiglio Comunale, perché l'OSL altrimenti si attiverà normalmente così come previsto dal TUEL. Solo per questo, quindi non è che viene ritirata, ma viene rinviata in modo da poter farne un allegato specifico dove mettiamo in evidenza questi aspetti di abuso edilizio che eventualmente potranno essere sanati a carico di chi o di come, e quindi fare un elenco almeno di quelli certi che per oggi possono formare oggetto di vendita. Questo perché? Perché l'OSL ha già attivato la procedura dell'asta, solo che la procedura per avviare l'asta dei beni già trasferiti e vorrebbe evitare di fare più aste ma riunire tutti questi beni insieme, tra cui questa ulteriore decina di beni da trasferire. Allora, per andare incontro anche a loro,
Spurgeremo quelli che possono essere oggetti di abuso e quindi non possibili da mettere in vendita, e passeremo di certo i beni che sono ad oggi privi di ogni gravame sopra. Prima degli interventi ho fatto restare, approfittando della pazienza delle visioni dei conti, perché so che in commissione vi stavate diciamo organizzando sia come maggioranza che come opposizione per un emendamento, perché in effetti c'era la discussione su alcuni beni. Per fare l'emendamento, lo dico sia alla maggioranza che all'opposizione, avete bisogno del parere del revisore contabile e del parere finanziario, altrimenti un parere tecnico dell'istruttore delle finanze, eventualmente anche dei revisori dei conti, per cui ne approfittavo per sapere proprio dai revisori se necessita il loro parere obbligatoriamente. Allora parliamo del piano di valorizzazione e di alienazioni, quindi dell'ammonte immobiliare dei beni disponibili da passare all'ostola per fare cassa. Eventualmente si dovesse fare un emendamento, stiamo parlando del parere, siccome se c'è. Noi abbiamo, io stamattina ho parlato con la dottoressa Rago, il presidente, la Palasca, ho parlato anche con la Palasca Rago e anche con i due consulenti Fardo e l'architetto, e mi dicevano che loro il bando per, parliamo che così ci chiariamo, per il Parco Arancio è già pronto, lo diceva Veronica, siccome ne vogliono fare uno solo di bando, non vorrebbero che si passasse a loro, né lo accetterebbero, fondi con abusi edilizi sopra. In realtà noi abbiamo nel piano di valorizzazione scoperto di avere un terreno in via Mangioni e in via Taurano, dove c'è una costruzione abusiva, per cui questa dovrebbe essere estromessa dal deliberato preparato dall'ingegnere Tramontano. Abbiamo un terreno, vi dico dove sta il problema in concreto. Abbiamo un terreno di via il fondo Lupinar, dove in questo momento abbiamo candidato a Verdi Attrezza per un progetto di campo alternativo con i fondi del PNRR, per cui molto probabilmente sia l'OSL che noi stessi, avendo un valore, se ci dovessero finanziare, maggiore, attendiamo, quindi lo vorremmo estromettere dalla delibera. Così come nel triennale è stato previsto l'abbattimento del famoso localino del barbiere sul corso Ettore Padovano. Invece abbiamo delle cose certe che potremmo passare, ma dovremmo fare un deliberato a parte o emendare questo che c'è. Parliamo delle due case di via Garibaldi, parliamo della rosticceria di piazza Corpo di Cristo, parliamo del chiosco al corso Ettore Padovano, parliamo del fondo intercluso su via Mangioni, non so se ne dimentico qualcuno, lì non abbiamo alcun tipo di contestazione, quindi potremmo fare direttamente nel prossimo consiglio comunale questo deliberato per me. E abbiamo un altro fondo su via Filettina che è stato scoperto per puro caso da alcuni proprietari che, facendo una divisione ereditaria, dal catasto hanno scoperto che quel fondo appartenesse al comune di Pagani. Per cui abbiamo, con il nostro perito dottore Tortora, abbiamo acquisito, vorrei chiarire che nel corso di tutte le operazioni stiamo scoprendo che sono anni e anni che potremmo avere tante proprietà ancora non trascritte del comune di Pagani, quindi volta per volta ne scopriamo altre. Il punto qual è? Che vorremmo evitare, purtroppo il dissesto ce lo impedisce, vorremmo evitare di arrivare a un punto di vendere i cosiddetti gioielli di famiglia.
Nel piano di valorizzazione c'era anche l'auditorium, il Palazzo, lo stadio Marcello Torre e altri beni che sono di primaria importanza, penso, per tutta la comunità pagarese. Resta in sospeso, anche perché è a un'utilità pubblica, ma non lo sfruttiamo noi, il cinema La Fenice, che comunque è un pezzo importante del nostro patrimonio, che comunque dovremmo vendere qualcosa, lo dovremmo vendere. Se la problematica era e resta, se la destinazione d'uso, diamo per assodato che la destinazione d'uso nella vendita sarà ovviamente al cinema. La domanda è, ma una volta acquistato può cambiare destinazione d'uso? No. Avrebbero comunque bisogno, domani, per chi lo comprasse, di fare una nuova procedura, una nuova domanda all'ufficio tecnico per cambiare la destinazione d'uso. Noi lo vendiamo come cinema e come cinema verrà messo a bando. Quindi dopo i vostri interventi io proporrò, così come ha fatto già Veronica, di ritirare, di determinarci sui beni che non sono oggetto di discussione per portare nel prossimo Consiglio Comunale la vendita, cioè o meglio, trasferirli al vostro che vi prepara un solo bando, prepara la vendita. Grazie. Diamo un attimo la parola al dottore e poi interviene il consigliere Sessa. Perdonateci, così noi vi lasciamo alla vostra discussione. La proposta di delibera e gli emendamenti consistono in una modifica del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, allora il parere dei revisori è richiesto, è necessario. E quindi ce lo dovete mandare, naturalmente non adesso per il parere fra 5 minuti, ma ce lo dovete mandare per il parere. Poi sindaco, ma questo lo dico così come se fossimo seduti davanti a un caffè che non abbiamo avuto tempo di prendere. Se non volete vendere i gioielli di famiglia, l'unica alternativa possibile è ricorrere alla procedura semplificata. No, è giusto che ce lo chiariamo come così. Non vendete nulla e fate la procedura semplificata. Grazie ancora a tutti, noi vi lasciamo, ci vediamo la prossima volta. Grazie, diamo la parola alla consigliera Sessa. Sindaco, io resto un attimo allibita dal suo intervento, in senso non so se positivo o negativo, perché lei dipana una serie di perplessità su questa delibera che io dalla prima volta in cui è arrivata all'attenzione della commissione consiliare il 28 dicembre, probabilmente 12 dicembre, mi suggerisce il collega Petrelli, del 2021. Quindi, positivamente allibita rispetto a questa cosa, negativamente allibita rispetto ad un'altra. Perché ancora una volta mi rendo conto che all'interno della vostra amministrazione, della vostra maggioranza, la mano destra non sa che cosa faccia la sinistra e soprattutto purtroppo avete una mancanza di visione e di programmazione che diventa ogni giorno più latente e io purtroppo sono costretta a dire sempre le stesse cose, a fare sempre la solita litania, a dire non avete visione della città, non avete programmazione, spiegateci cosa volete fare, spiegateci dove volete andare, spiegateci che ragionamento state facendo e puntualmente non riesco ad avere una risposta precisa a queste domande. Quando è arrivata l'attenzione della
Commissione Bilancio questo atto, sono rimasta un attimo interdetta perché ci vedevo all'interno questo famoso barbiere vicino alla villa, che è un bugigattolo che per me va battuto perché pregiudica lo sviluppo della villa comunale, non certamente allenato per trovarci poi un proprietario contro. Ho fatto delle rimostranze, ho detto: scusate, ma voi avete una visione della villa? Volete capire? Sindaco, me l'hai detto tu stasera, io in quattro commissioni non ho avuto risposta, così come non le hanno avuto i consiglieri di maggioranza che avevano le mie stesse perplessità. Ed è una cosa grave, è una cosa gravissima. Allora io ho chiesto: cosa volete fare della villa? Perché vendere quel pezzetto di muratura un domani ci creerà dei problemi. Vendere il chiosco con tutto il contenzioso, con tutti gli abusi che ci stanno, ci creerà altri problemi nello sviluppo della villa comunale futura. Nell'ultima seduta di commissione addirittura ho detto: ma siete sicuri di quello che state facendo? Perché in consiglio comunale il sindaco, che è l'unico che interloquisce con noi, ci ha detto di aver avuto un finanziamento di 150.000 euro per fare della villa comunale un giardino bello e prezioso nel centro della città. No, 150.000 euro, chiarito, non era la villa, era la via Male da scendere. Vabbè, comunque c'era anche una proposta di un milione. Mi sono chiesta queste cose. Oggi, oltre a trovarmi dipanati questi dubbi che non mi sono stati sciolti in tre commissioni, nonostante doveva partecipare anche l'agronomo, il consulente, il dottore Tortora, che non ha mai partecipato, vengo qui e mi viene sciolto un primo dubbio sulla villa comunale, poi mi viene detto che quest'altro fondo di via Lupinara rientrerà in un progetto per il verde attrezzato con cui parteciperemo a un bando PNRR, e sono felicissima, contentissima. Poi mi viene detto che abbiamo scoperto un terreno che era di proprietà comunale, che non sapevamo che esistesse, e sta nella delibera, cose delle quali in commissione io non ho ricevuto una risposta. Consigliere Petrelli, tu hai partecipato con me, l'hai ricevuta questa risposta alle nostre perplessità? No. E allora che cos'è, sindaco? Improvvisazione? Impreparazione? Arrivate a venirci a prendere in giro nelle commissioni, una delibera poi scarna, che non dà spiegazioni, che ci è stata mandata senza gli allegati, cioè ci viene mandata una delibera, l'allegato è questo, non ci stanno neanche le schede di ogni immobile. Io che cosa dovevo fare per capire questi problemi? Qual è? Dovevo andare con la santa pazienza all'ufficio tecnico ed analizzarmelo uno per uno. E poi colgo l'occasione per dirvi anche un'altra cosa. Quello scempio vicino alla chiesa del Corpo di Cristo, quel bucicattolo, quello là che passa su via Malet, Gobbi e Croce, quando lo abbattiamo per valorizzare quel patrimonio storico-culturale in pieno centro cittadino, quando avremo i 150.000 euro, lo abbatteremo? Ah, finalmente! Ma non c'era lo scorso consiglio comunale? Finalmente! No, c'era lo scorso consiglio. Finalmente c'è chi è capace di prendere soldi per fare queste cose. Siamo contenti. Lei è in una fase importante, scendono sotto i fondi a pioggia sui comuni grazie al PNRR. Ci auguriamo che li spendiate, che cambiate il volto di questa città, che concretizzate a breve le gare d'appalto, che facciate di Pagani la città più bella del mondo, ma non vi consentiremo di toccare i gioielli di famiglia. E mi spiego. Perché seppure siamo costretti a vendere certe cose, io questa delibera l'avrei votata, perché è una delibera tecnica che va votata, vi ho votato anche quella degli alloggi a via Filetti, dobbiamo fare in modo che la destinazione attuale venga conservata per sempre,
perché tra 10 anni chi mi dice che l'ufficio tecnico non cambi le carte in regola per un tavolo perché magari cambia uno strumento urbanistico e succede, ira di Dio? Dobbiamo garantire i gioielli di famiglia da oggi nella delibera, perché la politica ha il compito di essere lungimirante e di prevenire i tempi. Poi fatevi pagare la città più bella del mondo, noi non possiamo far altro che essere contenti perché viviamo a Pagani, abbiamo scelto di rimanere a Pagani, abbiamo scelto di vivere e di costruire le nostre vite a Pagani. Quindi non ci può far altro che piacere, ma smettetela con l'improvvisazione, smettetela di venirci a prendere in giro nelle commissioni. Ah, e nel frattempo, mentre fate di Pagani la città più bella del mondo, cercate di farla anche pulita, perché lo scempio che c'è oggi per strada, le buste dell'immondizia che ci stanno oggi per strada, non si contano. Quindi pensiamo al PNRR, pensiamo a prendere finanziamenti, ma pensiamo anche ad efficientare i servizi, perché siamo pieni di spazzatura, siamo diventati l'ultimo paese della Campania in termini di qualità della vita, c'è uno scempio ovunque, non parliamo solo di immondizia, parliamo di diserto, parliamo di sosta selvaggia, parliamo di spazzamento, parliamo di servizi sociali inesistenti, parliamo di qualità della vita che purtroppo si è ridotta ai minimi termini. Quindi lavorate a fare di Pagani la città più bella del mondo, ma soprattutto lavorate per migliorare la nostra qualità della vita, perché l'avete messa sotto ai nostri piedi. Nitto, sei d'accordo con me? Vedo che annuisci, quindi mi farebbe piacere ascoltarti, mi farebbe molto piacere ascoltarla, consigliere Nitto. Consigliere Sessa, perché ascolto molto volentieri. Lei non deve provocare, lei non deve provocare. Però sindaco, lei non vede le cose al contrario, ma Nitto che annuisce e mi ride in faccia, lo sta vedendo? Lei non veda le cose al contrario, lei non veda le cose al contrario, sindaco. Consigliere Greco, ma sto parlando con lei. Consiglieri, in ordine, no. Risponda al microfono e mi dica quello che pensa relativamente al mio intervento. Voglio ascoltare la sua parola, così mi arricchisco, e anche quella del consigliere Nitto, considerato che, come diceva prima il presidente La Femmina, assessore al bilancio che sento mio, sono incompetente. Vorrei ascoltare anche il vostro pensiero per arricchirmi e magari migliorare un po' le mie competenze che sono inesistenti. C'è qualcun altro che deve intervenire? O possiamo procedere? Interviene il consigliere Caccia, presente o... La parola al consigliere Pedretti. Presidente, segretario, sindaco, allora, rispetto ai lavori della commissione a cui faceva riferimento la consigliera Sessa, abbiamo già una prima risposta, ma il problema della destinazione vincolata di un bene che è un patrimonio della città di Pagani, che viva Dio, dopo 30 anni siamo riusciti a costruire tutti quanti noi un cinema a Pagani, la destinazione vincolata noi l'abbiamo chiesta in commissione e non avevamo bisogno neanche della risposta, perché era così palese che un bene come, come l'auditorium e come il cinema, dopo tanti sacrifici, possono essere dismessi per pagare per far fronte alla massa passiva che ci proviene dalla dichiarazione di dissesto. Poi alcune osservazioni bisogna farle, signor sindaco. C'è una delibera del 15 dicembre del 2020 rispetto alla quale alcuni beni che risultano in quella delibera, non lo so, non li ritrovo nella delibera di oggi. Delibera di oggi che poi
leggendola. Allora, faccio riferimento ai garage via Torre 5, che nella delibera del 15 dicembre 2020 sono menzionati. Ma come erano menzionati già il fondo via Vigliano, come menzionato, cioè praticamente cose che noi già conoscevamo. La cosa che mi meraviglia, rispetto a questa delibera ci sta un bene, al corsetto di Padovano, tra parentesi, abusi, abbattere gli abusi. Allora io mi chiedo, e chiedo anche a voi, innanzitutto credo che un bene sottoposto ad abusi non possa essere alienato per nessuna ragione a lui, ma mi faccio riferimento specifico in atto e chiedo all'amministrazione di sapere i termini attuali del contenzioso, perché non possiamo mettere su una delibera un bene in vendita se è soggetto a contenzioso. Sindaco, consigliere Nitto, assessore Lamura, sa benissimo che un bene sottoposto ad abuso non può essere. Scusami, Veronica, non può essere messo in vendita. Quindi, innanzitutto, fare un report rispetto a questa situazione sul chiosco, capire la condizione del contenzioso attuale, dopodiché verificare se ci sono degli abusi. Una volta che ci sono degli abusi, eliminare gli abusi. E poi, questa materia viene disciplinata, lo sa benissimo, assessore, dal 255-245 del QR del 2000, rispetto alla quale c'è un diritto di prelazione soggettivo a chi lo detiene in fitto, in locazione, in gestione, in possesso, per da parecchio tempo. Quindi queste riflessioni che sto facendo mi portano ad una considerazione. Credo che questa delibera, così come sta messa, così come è stata messa, credo che non possa essere sottoposta al voto, perché va, non lo so, ma quando parla di emendamento parla di ritiro del punto all'ordine del giorno. Allora, o si rinvia e si viene nel prossimo consiglio comunale con gli emendamenti. Si rinvia il punto completamente, si viene nel prossimo consiglio comunale o con l'emendamento, quindi firmato anche dai revisori che ci hanno appena detto che ci vuole il parere e anche dell'ufficio tecnico e da parte del responsabile economico, oppure si fa un grosso lavoro in commissione in questi giorni con gli uffici e anche con l'OSL. Ah, dimenticavo di dire una cosa importante, scusa, avete detto che nel frattempo, per dipanare tutti i dubbi, ho chiesto anche, così come ho fatto con le revisioni dei conti, ho chiesto la presenza dell'organismo di liquidazione del prossimo consiglio comunale, anche per vedere qual era la loro intenzione, usare il criterio con cui far mettere al bando i beni che eventualmente passeremo. Ne approfitto, se hai finito. Ne approfitto per dire che nella delibera del 15 dicembre 2020 noi eravamo appena insediati, poi abbiamo scoperto, perché poi ho dovuto far fare il lavoro tutto da capo, che quei garage di via Torre non sono del Comune di Pagano, solo gli appartamenti solo del Comune di Pagano, non esistono garage di via Torre di proprietà di via Garibaldi. Quelle via Garibaldi, via Torre, perciò ad angolo, non sono del Comune di Pagano. Non sono del Comune di Pagano. Per cui noi abbiamo utilizzato questo tempo anche per dipanare tutti questi dubbi e scopriremo man mano che metteremo mano sempre cose nuove. Per cui stiamo facendo un lavoro veramente certosino. Mi fa piacere che siate tutti della stessa opinione, ovvero non abbiamo una condizione ex articolo 255 del testo unico per cui possiamo fare gli schizzinosi. Noi nel dissesto ci siamo e i debiti si pagano, noi vorremmo evitare di vendere i gioielli del Comune di Pagano. Lì dove è possibile stiamo cercando di chiudere un contenzioso in maniera stragiudiziale
con, lo dicevo stamattina con il presidente La Femmina, e domani c'è anche un incontro al consorzio, perché se il grosso del nostro debito è lì e si dovesse fare una transazione, molto probabilmente in questi giorni potremmo scoprire anche di poter evitare qualcosa, di vendere qualcosa. Se non dovessimo riuscirci, per tanti motivi, purtroppo dobbiamo vendere, cioè non abbiamo alternative. Però nel frattempo io esorto tutti quanti, anche nelle commissioni, ad avere gli stessi tempi di rapidità che ha l'amministrazione. Perché abbiamo la necessità di correre. Oggi l'OSL non ha messo ancora a bando il parco arancio perché aspettava di fare un bando unico con questi altri beni. Consigliere Sessa, se mi fai finire lo stesso. Sì, dopo devo rispondere anche alla consigliere Sessa. Va bene, ultima considerazione. Io non faccio polemiche così, ma cerco di essere quanto più costruttivo e propositivo rispetto a quello che ci diciamo. Però adesso mi corre l'obbligo di fare una polemica. Nelle commissioni, noi ci lavoriamo nelle commissioni, siamo presenti nelle commissioni e ci lavoriamo. Cioè io non mi aspetto oggi un consiglio, un punto all'ordine del giorno, dove scende dal cielo, non sono nostri, non lo sapevamo, ce ne siamo accorti adesso, lo stiamo scoprendo. Questa non è una canzone, lo scoprimento solo vivendo. Queste carte qua, l'amministrazione... Nella delibera, nella delibera non ci sono i garage. Tu mi hai fatto, perché c'erano nel 2020? No, rispetto, ci sono altri. Sì, ho capito, ma ci sono altri punti che oggi io mi sarei provato. Cioè, avrei voluto che qui io dovevo discutere di questa delibera in maniera concreta, realizzata. Invece questo punto, oggi così come l'avete articolato, non fa proprio presentato, non poteva essere neanche presentato. Questa è la mia polemica di fondo. Questo volevo soltanto dire, un poco di più, perché poi diventa un po' stucchevole parlare e ribatterci su determinate cose che non è il caso, perché qua stiamo parlando di beni della città di Pagani, di riuscire a risolvere un problema economico che ci attanaglia da una vita. Grazie. Allora, io faccio un riassunto. Su 22 beni del comune di Pagani, e oggi in delibera ce n'erano 17-19, 13? No, 22. No, 22 sono quelli previsti nel piano di consistenza immobiliare, che sono 22, piano di consistenza immobiliare che abbiamo votato in uno dei consigli comunali, e ci sono 22 beni. Da questi 22 beni, ovviamente, il sindaco e l'amministrazione hanno tolto quelli che sono i beni più preziosi, ovvero il sindaco ha detto all'OSL, parliamoci francamente, che mai gli avrebbe passato l'auditorium, mai gli avrebbe passato il palazzurro, mai gli avrebbe passato lo stadio Barcellona. Quindi non sono proprio oggetto di delibera, anche se chiariamo bene il concetto. L'OSL potrebbe. Perché la dichiarazione di dissesto porta a questo, all'applicazione di un testo unico dove il consiglio comunale è relativo. Queste sono le conseguenze del dissesto. Per cui noi ogni giorno ci confrontiamo con l'OSL, facciamo gli accordi, diciamoci man mano che paghiamo evitiamo di venderci un bene, e ci siamo riusciti a togliere l'auditorium, Stadio Marcello Torre, piuttosto che Palazzo. Ora ci sono questi beni che sono oggetto della delibera odierna che avremmo potuto pure votare, però tre non sono votabili perché l'organismo di liquidazione ci dice: voi ci dovete evitare
di passarci schede con abusi sopra. Non mi vorrei ripetere perché lo abbiamo già detto, per cui abbiamo detto con l'OSL, va bene, facciamo il rinvio e passiamo, facciamo un deliberato e emendiamo questo. Di questo stiamo parlando. Non ci sta né approssimazione né altro. Ci sta la piena facoltà e capacità di ciò che diciamo. Rispetto, ripeto, a quei due garage, quando ci siamo insediati il 15 dicembre 2020, ci siamo seduti con un piano, però era nostro, che ci ha portato l'ufficio tecnico, abbiamo fatto le verifiche e non era nostro. Non mi sembra una cosa molto grave rinviare, anzi è nell'interesse di tutti. Per quanto riguarda invece, mi hai fatto una domanda sul chiosco, parliamoci chiaramente, specificamente, c'è un contenzioso che dovrebbe riguardare la parte della struttura in ferro che va nella villa, non del chiosco che sta fuori la villa. Su quello c'è il contenzioso e mi sembra che il comune, quand'anche il chiosco o i proprietari o gli assegnatari fossero stati all'epoca autorizzati a farla quella struttura, deve essere rimossa. Rimossa quella struttura in ferro, io penso, poi lo verifichiamo, che il chiosco sia alienabile. Mi trovo perfettamente concorde con l'avvocato Petrelli che, così come per il Parco Arancio, così sugli altri immobili, ci sia effettivamente, ma non può essere altrimenti, un diritto di prelazione per chi l'ha vissuto, ci ha pagato un vitto, ci ha pagato un qualcosa su tutti i beni. Ripeto, non vedo motivo, io quello che mi auguro è che ci siano tanti incassi sulla riscossione dei tributi che faccia in questo momento la sta gestendo la Cesa, tanti incassi da fare una liquidità tale da non dover vendere niente. Ma ripeto, è relativo il discorso, perché non è compito del Consiglio Comunale, ma è compito dei nostri. Quindi la proposta è quella di rinviarlo al prossimo Consiglio Comunale, nei modi in cui ho detto. Prego, consigliere Damani. L'unica cosa che voglio precisare, visto che ritorniamo in commissione per questo punto, è preferibile che all'interno delle commissioni ci siano anche le schede tecniche, quanto, diciamo, perché non sappiamo singolarmente ogni singolo, diciamo, punto, che sono, sembra 12, 19, non ricordo adesso, quanto costano, quando mettiamo, non ci sono queste schede qua, il valore, diciamo, scusami, c'è la rendita catastale, c'è il bene individuato e la destinazione d'uso, il bando è come la base su cui partire, non la stabiliamo certamente noi, cioè non so se è chiaro. È l'OSL che decide tutto questo. È l'OSL che decide. Non ci sono anche le stime, diciamo, non lo so, non c'è stato. C'è un valore che passa dell'Agenzia delle Entrate. C'è una proiezione di valore. Nella vecchia c'è una proiezione di massima che da questi beni potremmo acquisire, compreso il Parco Arancio, 10 milioni di euro. Okay. Vabbè, se ci sono, diciamo, documenti che possiamo, quanto più documenti gli allegati sono già a disposizione. Ok, grazie. Se non ci sono altri interventi, procediamo con il rinvio. Chi è favorevole al rinvio? Facciamo alzare le mani. Allora, il consigliere Sessa. Allora l'unanimità passa. Procediamo ora con il terzo punto all'ordine del giorno, il forum dei giovani di Pagani. Relaziona il consigliere delegato al sociale cittadino. Allora, stasera arriva il consiglio.
consiglio comunale, il nuovo regolamento per il forum dei giovani, il regolamento a cui abbiamo lavorato in sinergia con gli uffici, con l'intera amministrazione, anche in commissione, dove ci sono alcuni adeguamenti, alcune integrazioni che ci permetteranno di partecipare a dei finanziamenti, a possibili finanziamenti e ad opportunità di poter accogliere il nostro comune. Daremo la possibilità a tutti i giovani della nostra città di avere uno spazio, di avere uno spazio proprio a disposizione, di avere uno spazio in cui potersi confrontare, in cui poter vivere in maniera democratica e di poter costruire la propria coscienza civile. Ci auguriamo che possano partecipare tutti i giovani possibili. Gli adeguamenti riguardano principalmente delle cose di natura statutaria, tipo l'innalzamento della soglia di età dai 15 ai 32 ai 16 ai 34 che ci sono adesso e altri aspetti come l'abolizione dei social orari e l'opportunità di potersi iscrivere a tutti i giovani della città e di conseguenza di poter, oltre a iscriversi chiaramente, di potersi candidare e di poter votare. Quindi queste sono le cose principali. Credo che sia una cosa, un'opportunità molto importante per il nostro comune che vada conto, visto che manca anche da 3 anni. Grazie. Consigliere D'Amato, prego. Allora, noi annunciamo il voto favorevole, visto l'impegno del consigliere Caetano Cesarano, che ci siamo confrontati in commissione, e riteniamo che sia stato fatto un ottimo lavoro. No, io volevo ringraziare tutti i commissari, il consigliere delegato Cesarano per il lavoro svolto. Abbiamo assistito negli anni scorsi ad un'attività del forum che poi improvvisamente si è interrotto. Speriamo che ci sia un nuovo corso del forum, anche perché è uno degli enti istituzionalizzati da parte degli enti. So che anche tutta la provincia si sta rivedendo la nuova formazione dei forum dei giovani e l'augurio che tu Gaetano, così come gli altri commissari, possiate portare al termine e costituire quanto prima il forum anche a Pagano, ricostituirlo nella speranza che aiuti insieme a tutte le altre associazioni la comunità per una nuova crescita. Mi fa piacere il voto di D'Amato e di Petrelli, non so se gli altri consiglieri opposizione, grazie. Consiglio un secondo che non parlo. Prego, consigliere. Intanto per ringraziare il consigliere Cesarano per il lavoro svolto nella commissione dove ci ha spiegato il programma del forum, ci ha spiegato le modifiche apportate al vecchio regolamento, la revisione lo ha reso più snello, più accessibile. E l'altra volta ne abbiamo già parlato di questo. Il forum dei giovani è un momento particolarmente topico nella vita politica della città perché avvicina i giovani anche ad una forma di politica. Quindi vai avanti su questa cosa, se hai tutto il nostro consenso, tutto il nostro assenso. Grazie. Se non ci sono altri interventi, procediamo con la votazione. Allora procediamo con la votazione, la segretaria ora mi chiamerà. De Crisco, sì. Bottone, Buccino, Burgio, sì.
Cesarano, Cosentino, Greco, La Femmina, Manzo, Maresca, Nitto, Passamano, Vicaro, Stanzione, Visconti, D'Amato, De Martino, Pezza, Petrelli, Sessa. Punto passa con 21 voti favorevoli, quindi procediamo per l'immediata esecuzione per alzata di mano. Chi è favorevole? Consiglio Petrelli. All'unanimità il consiglio di presidente si dichiara favorevole. Grazie, grazie. Allora procediamo con il quarto punto, che è il regolamento del codice etico, però il presidente della commissione mi ha chiesto di giustificarsi per motivi personali, ad esempio, ha dovuto lasciare il consiglio. Quindi si rinvia per votazione, vogliamo votare per alzata di mano. Che cosa? Perdonate. Il rinvio del quarto punto, del regolamento del codice etico. È la terza volta che lo rinviamo. Allora per unanimità lo richiamo. La seduta è chiusa.